prima che i bagnanti si riversino sulla spiaggia per dare il via alla giornata di mare, noi godiamo della tranquillità di questo posto e della brezza marina per lavorare insieme sul nostro fisico. Dopo una scorpacciata di TacFit che abbiamo fatto per tutta la settimana, succede che TacFit e yoga si incontrano e nasce il FlowFit. E ce lo spiega Andrea Totaro, il nostro istruttore bravissimo, che per tutta la settimana ci ha fatto conoscere il TacFit, e c'è sempre Giulia per l'allenamento. Parliamo. Allora, il FlowFit, che cos'è? Il FlowFit è una sequenza di movimenti concatenati tra loro, con i quali andiamo a creare un flusso continuo e armonico, ed alleniamo flessibilità, mobilità, coordinazione, forza, e impariamo, diciamo, a conoscere a 360 gradi il nostro corpo. FlowFit, la parola stessa dice flow, flusso, quindi noi andiamo a creare questo flusso e poi lo seguiamo per una lezione di circa 20 minuti, andando a muoverci nello spazio circostante, quindi noi entriamo veramente a contatto con ciò che ci circonda. La difficoltà è anche quella, adattarci all'ambiente dove dobbiamo eseguire il flow. Una delle cose più belle del FlowFit è la connessione mente-corpo. Andiamo a stimolare proprio quest'unione. Stacchiamo la spina, cosa vuol dire? Se non stacchi la spina, il flow non lo riesci a seguire, quindi non entri nel flusso. Ora andiamo a vedere una piccola sequenza. Intanto stacco la spina io, così vi lascio soli. Buon allenamento! È un po' acrobatico questo FlowFit. Bravissima, come abbiamo visto ci sono degli esercizi del TacFit e delle posizioni yoga, comunque manteniamo delle posizioni e le concateniamo tra loro creando una sequenza. Mantenendolo per 20 minuti, abbinandoci la respirazione, quindi dobbiamo stare attenti anche a gestire con la respirazione il flusso, riusciamo ad allenare il corpo in maniera totale. Quanto tempo è necessario per arrivare ad esprimersi ai livelli di Giulia? Ci vuole una costanza, soprattutto la costanza. Diciamo che con 2-3 volte a settimana, praticandolo regolarmente 2-3 volte a settimana, si riesce ad arrivare, diciamo, comunque a conoscere meglio il corpo, perché comunque diciamo che tanti di noi fanno esercizi, si allenano, si muovono, ma il corpo non lo conoscono perfettamente. Non sappiamo a cosa può arrivare il nostro corpo. Questo ci aiuta a scoprirlo. Grazie, noi ringraziamo Giulia, bravissima, grazie per essere stata con noi un'intera settimana, grazie ad Andrea Totaro, che ci auguriamo di trovare nel corso dell'estate con altri allenamenti di questo tipo, e noi diamo spazio all'ultima rubrica della settimana sull'alimentazione insieme alla dottoressa Anna Wieczorek. A tra poco. Sabato da Alusea, il ristorante che ci ha ospitato qui a Silvi tutta la settimana nel complesso residenziale Le Dune. Approfittiamo delle prelibatezze di questo locale per conoscere il pesce azzurro, l'unico che possiamo mangiare tutti i giorni. Buongiorno alla dottoressa Wieczorek. Buongiorno. Quasi azzurra, in celeste, ci avviciniamo al tema della puntata. Il pesce azzurro, innanzitutto quali sono le specie che rientrano in questa categoria? Alici, sarde, sgombro è il pesce che possiamo trovare facilmente e che è il pesce del bacino mediterraneo.
Perché possiamo mangiarlo così spesso? Perché rappresenta delle proprietà che è difficile trovare in altri alimenti. Uno degli ingredienti importantissimi che rappresenta questo pesce è acido grasso polinsaturo omega 3. È un acido grasso che il nostro corpo non è capace di produrre, ma svolge infinità delle proprietà, cominciando da questa antiaggregante per il sangue, quindi così importante per le problematiche cardiovascolari, importantissimo per funzionamento del cervello. Pensa che ultimi studi indicano quanto importante per rallentare processi di invecchiamento e rallentare il rischio di sviluppare Alzheimer. Pesce azzurro importantissimo anche in gravidanza, perché così come stoppa processi di invecchiamento del cervello per le persone anziane, sviluppa il cervello quando la donna è incinta, soprattutto dovrebbe essere consumato al terzo trimestre della gravidanza e durante allattamento. Ma il pesce azzurro ricco di omega 3 fa benissimo a proteggere gli occhi, fa benissimo ad avere la pelle luminosa, compatta, che tarda a far venire le rughe, proprio perché omega 3 è un forte anti-invecchiamento. E allora di corsa a tutti a consumare il pesce azzurro. Grazie alla dottoressa Anna Wieczorek. Noi ringraziamo il ristorante Alusea che ci ha ospitati tutta la settimana con la gentilezza del proprietario Gennaro D'Agostino, della figlia Anna D'Agostino e di tutti i loro collaboratori. Grazie anche al nostro operatore Alberto Capo. Grazie a tutti voi. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo augurandovi un buon weekend. Ciao.